Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate.
Abbiamo prima inaugurato la panchina che gentilmente ci ha offerto l'Associazione Combattenti Eredeci, che compie quest'anno 100 anni, quindi appena più giovane dell'Unità Nazionale. Complimenti e grazie mille. Degni del nostro sacrificio, sappiate vivere come noi morivamo. Caduti 1915-1918, ai raghi Riccardo, Alpini Carlo, Alpini Paolo, Adreoni Angelo, Astori Vincenzo, Falconati Giuseppe, Parini Alessandro, Bellaviti Angelo, Bianchi Federico, Viraglia Giovanni, Pognetti Giovanni, Bonazzi Alessandro, Possi Santino, Canepari Alessandro, Canepari Sandro, Castrani Giuseppe, Cimpanelli Rinaldo, Ciocca Vittorio, Fitelli Giovanni, Colombo Davide, Ripoldi Paolo, Spagnoli Giovanni, Speroni Angelo, Taccani Giovanni, Taini Attilio, Troni Angelo, Turati Antonio, Volpi Enrico, Zanoni Giuseppe, Zucca Pietro, Scheri Sander, Peluzio Angelo, Soresini Gaetano, Tiraboschi Davide, Bonecchi Blu. Vogliamo chiedere veramente che si adoperino nel difendere, sappiamo che appunto la situazione delle forze armate non è tanto in termini offensivi, oggi, ma di difesa, di quelli che sono i principi della pace e dell'unità anche del nostro paese. L'eterno riposo dona loro, oh Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Benedetto sei tu, Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita, da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. La fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, discenda su tutti noi e vi rimanga sempre. Amen. Memoria, questo è stato un gesto importante, ma ritengo una cosa veramente fondamentale la presenza di voi ragazzi qui da noi insieme al vostro corpo insegnante, ma anche la presenza che abbiamo avuto al Sacrario, di cui quest'anno abbiamo
celebrato il 50° in cui è stato collocato all'interno del nostro cimitero locale. Ecco, questi sono aspetti significativi. Oltre a questo è stato anche stampato un libro in cui il Comune ha voluto dare anche un patrocinio per riconoscere anche l'importanza di questo libro, che racconta esattamente tutto quello che nei 100 anni è avvenuto all'interno di questa associazione combattenti reduci. Ricorda i nomi, ricorda le persone, ricorda i fatti, ricorda quello che è necessario sapere per tramandare questa volontà di ricerca della pace e comunque di un pensiero sempre profondo per i nostri caduti. Ecco, quindi adesso io con questo spirito mi accingo a leggervi il discorso che è attuale, ma naturalmente non dopo aver ringraziato anche il nostro corpo musicale, la nostra polizia locale e tutti coloro i quali sono intervenuti a questa manifestazione. Buongiorno a tutti, vorrei ringraziare per la presenza di questa celebrazione del 4 novembre le autorità civili, militari e religiose, gli amministratori comunali, le associazioni locali, l'Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci rappresentato da insegnanti e studenti, il nostro corpo musicale, tutti i cittadini gaggianesi che hanno sentito il dovere di partecipare ed anche chi, non potendolo fare, ci è vicino con il pensiero o del loro tempo a questa associazione. Gianni Carati, Gaetano Nino Carati, Antonio Nai, Armando Gozzi, Francesco Franco Nai, Ettore Cerri, Luigi Linda, Emilio Fasani, Paolo Gorla, Luigi Battaglia, Giorgio Fasani. Questi sono i nomi dei nostri presidenti dell'associazione locale. Come vedete c'è anche un po' il ripetersi, perché è una condizione quella dell'associazione combattenti reduci che tocca molto le famiglie gaggianesi, moltissime famiglie gaggianesi, e le tocca nel profondo, così che viene tramandata questa necessità di esprimere, di andare a ricordare e di lavorare affinché il ricordo sia attuale. Io ricordo naturalmente, e non posso esimermi dal non farlo, ricordo in maniera particolare due persone che mi hanno accompagnato durante il mio mandato da sindaco. Luigi Battaglia, che è stato il presidente che ho avuto per più anni vicino a me, e anche il Carletto Fontana, che fino all'ultimo delle sue possibilità fisiche è venuto qui davanti a questo monumento, anche seduto su una sedia, ma qui con noi a celebrare i defunti. Quindi un segno di rispetto per tutti coloro che hanno avuto questo ruolo, ma in modo particolare mi sento di dover ringraziare queste due persone. È sempre più urgente e indifferibile che la ricorrenza odierna sia per tutti noi un momento di riflessione e anche di confronto sulla situazione mondiale, che è segnata da conflitti sanguinosi che coinvolgono purtroppo anche molti civili innocenti. È doveroso difendersi dagli oppressori, ma lo sterminio di un popolo non può essere la risposta giusta. Non dobbiamo permettere che la violenza, il dolore e la morte siano abituali compagni di viaggio dell'uomo moderno, come in me purtroppo sta avvenendo. Come ha detto Papa Francesco, la guerra è sempre una sconfitta, una distruzione della fraternità umana. Grazie Don Gabriele di aver espresso molto profondamente questo concetto. Ad agire, perché la responsabilità di testimoniare l'alto ideale della pace è attribuita a ciascuno di noi. Viva le Forze Armate, viva Gaggiano, viva l'Italia. Grazie a voi. Reduci di quel conflitto che con il sostegno della comunità locale avviarono il culto della memoria dei commilitoni e dei civili caduti inizi dalle guerre. Ricordare serve a costruire la pace. La pace non è un bene di largo consumo che possiamo acquistare in un grande magazzino, e tantomeno deve essere visto e vissuto come un risultato finale di un conflitto. La pace è un bene
che si costituisce giorno dopo giorno, impegnandoci quotidianamente nel rispetto reciproco della persona, promuovendone i diritti e rispettando i doveri. Nella giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate desidero ringraziare tutti coloro che a vario titolo ogni giorno si impegnano a salvaguardare la pace. E così Antonio, Cometti e Colombo sono nel mio plotone squadra. Ora io e lui vivremo vicini fino alla fine di questa guerra. Facilmente a luna aprile partiremo per la linea e presto ci sarà l'attacco. Speriamo che tutto vada bene e tu prega tanto. Oggi ho ricevuto il pacco di Mariucci e Mario e gli ho già scritto ringraziandoli. Tu salutami tutti. Ricevi i più forti abbracci da chi sempre ti ricorda. Tuo Gino. Yes. Ciao e speriamo di vederci presto. Non segreto 20 marzo 1941. Mia cara, scrivo queste due righe in fretta. Circa un mese fa un mio tenente di compagnia mi ha fatto una fotografia. Ieri sera mi diede una negatività dicendomi di mandartela per farla sviluppare. Ti raccomando, non metterci addosso le dita. E appena saranno pronte le fotografie, mandamene una subito. Se ti piacciono mi farai un favore a ringraziare il mio tenente. Stamattina per ordine del console, ci hanno fatto piantare le tende di un campo. Non vuole che si dorma nelle case. Bersagliere è morto in seguito a ferite multiple da scheggi al torace e alla testa. La salma non si è potuta recuperare. Al comune aveva scritto un mese prima lo stesso giovane, perché la lettera in data 12 ottobre 1941 fosse consegnata alla famiglia. Miei cari genitori, vi mando questa mia piccola lettera, tanta, per farvi sapere che la mia salute è ottima e così altrettanto spero che anche tutta voi in famiglia. Thank you.